But first, shut the fuck up. Ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Angry Birds, episodio numero 2. Ci eravamo fermati a livello 5, oggi ne faremo altri 5 per arrivare al nuovo boss. Quindi partiamo subito col livello 6. Eccolo lì, c'è pure il maialino d'oro, bisogna schiacciarlo per attivare il suo potere. Quindi qui puntiamo a utilizzare questo qui alla base, dai. Non ci so mai, fiamo così, ecco. Perfetto, potere attivato, carta extra, così vada Dio. E vabbè, dopo utilizziamo subito questo qui, dove spacca tutto, ottimo, perfetto. Prima parte completata, tranquilla. Prima avevo già registrato questo episodio, solo che non avevo attivato la webcam e quindi non mi sono ripreso. Però è un episodio che in pratica non riuscivo a fare le cose al primo colpo, dovevo rifarle, quindi vediamo stavolta come va. Allora, qui. Vabbè, qui cerco di colpire il razzo dividendolo. Così in teoria dovrebbero entrare dentro al fiore. Non sono entrato dentro al fiore, no. Però ce l'ho fatto lo stesso, meglio così. Andiamo ragazzi. Strike ancora. 3 stelle. E passiamo al 7. Eccolo qua, numero 7, con la torre. La torre dei babilonesi. Allora, ci sono quegli sporchi maiali col ciccione lì obeso. Partiamo subito cercando di colpire lì dove c'è il ghiaccio e... ora dividiamolo. Bomba! Tutto ragazzi, abbiamo preso tutto. Bella, bella. Proseguiamo e andiamo subito al secondo match. Secondo match col razzo. E qui nel razzo, divertente questo qui, vabbè. Questo qui prima di fare una scossone, così anche col burlo che si sposta. Il razzo che gli cade in testa. Tutto il razzo. Il razzo è partito per i fatti suoi, così. E l'ultimo, non possiamo andargli dritto. Ah, però facciamo così. Lo spariamo addosso al fiore. Il fiore lo scaglia lì. Attivo il potere, muoiono tutti. Ti faccio di così con ancora 3 carte. Questa qui è 3 stelle, come minimo. 3 stelle. Bella, bella. Mi piace, episodio così, che mi viene tutto subito. Prima l'ho dovuto rifare un sacco di volte sto 7 qui. Passiamo subito all'8. Allora, qui ci sono i palloncini. Un trucco, un consiglio che vi do è quello di sparare così dritto per dritto, attivando il potere, i palloncini se ne vanno e magari ne muoiono. Poi vedo anche qui il fiore, dopo il fiore gli sparavo subito di là, quindi eravamo protetti lo stesso, diciamo, se qualche maialino sopravviveva ancora. E qui invece... qui bisogna colpire la capannina in quel pezzettino di ghiaccio. Proviamoci, dai. Là in basso. Dividiti. Ottimo. Però il razzo non parte. Stavolta ho avuto la sfortuna che il razzo non è partito. Vabbè, adesso abbiamo questo qui. Lo andiamo a colpire proprio in faccia. Boh, il razzo che parte così vaga. E viene... il mio uccellino viene disparato. Vabbè, allora qua c'è la clessidra. La clessidra più là, i secchielli con i palloncini. Facciamo così. Allora, spariamo. Quello lì a triangolo, che non so neanche se sono sti nomi, sti uccellini, però parlo così. Quello triangolo, quello che sfonda qui al centro. Perfetto, così. Quello a lato dovrebbe cadere verso il fiore. Perfetto, esplode tutto, ottimo. L'altra invece da distruggere. Voglio provare a colpire la base, solo che non so se lo colpisco alla base dopo mi cade tutto, però proviamoci. Oh, dai, dai, perfetto. Guarda il maialino che vola, maialino che vola. Boom, morto. Carta extra, questo qui è 3 stelle, dai, come minimo. Ah no. Ed eccoci qui ritornati con 2 uccellini, quello che si divide e l'altro quello che fa il ruttone. Allora, lì in mezzo c'è un pacchetto regalo, non l'ho mai preso, non so neanche cosa sia. Però partiamo subito, dobbiamo cercare di distruggere i triangolini. Perfetto, dai. Ottimo, abbiamo preso anche quel pacchettino, non so cosa sia.
Bella, grande, grande. Qui, 3 stelle. E c'è anche il pacchetto lì, cos'è? Hai trovato un regalo, dallo al tuo amico. Ma come, me lo voglio tenere io il mio regalo? Ma perché? No, non mi connetto neanche a Facebook, me lo tengo io il mio regalo. E il mio amico si fa fregare, basta. È detto. Eccoci qui con l'ultimo livello di questo episodio. Livello numero 10, già si vede che l'atmosfera è più cupa perché c'è il boss qua, ma... Nulla di che. Allora, qui, cosa proviamo a fare? Proviamo a tirare lui. Lì, sdoppiandolo. Perfetto, ottimo, spaccando tutto. Poi l'altro, questo qui che spacca ogni cosa, lo buttiamo nella base. Quello con le ruotine. No, ho beccato l'unica roccia. L'unica roccia che c'era. Vai, facciamolo con lui. Dai, spostati. Cadi, lui adesso cade. Se no, non c'è di gusto. Ecco, perfetto. Purtroppo niente carta extra, era solo una possibilità con un uccellino. Che è quello bomba. Ed è qui è un po' difficile con un uccellino solo bomba buttarlo giù. Adesso proviamo. Ok, carta extra, perfetto. Proviamo a beccarlo lì, adesso lì cade. No! Cos'è? Ragazzi, ma cos'è successo? Cioè, guardate dove si appoggia, lì nel nulla. No, 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 adesso lo rifaccio e lo uccido. Lo rifaccio e lo uccido. Oh, alleluia, alleluia. Ah, finalmente morto, ragazzi. Ce l'ho fatta. Un po' di tempo, non lo so perché, non ce la facevo a batterlo. Ce l'abbiamo fatta. Quindi meno male, anche se non ho avuto 3 stelle, grande lo stesso, bella, bella. Un filmattino con l'altro, quando se lo porta via. Chi ne abbiamo battuto? Lo chef. Il baffuto, ora c'è il principino con la corona, che lo vedremo nel prossimo episodio. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di passare nei commenti che c'è il link che merita di Dragon Steak e non ve ne pentirete, passateci. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi.